Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Possiamo definire questo il primo vlogmas della stagione del 2022? Secondo me sì. Per chi non lo sapesse, ciò vuol dire che non mi seguite su Instagram, io ve lo dico che là ci sono delle cose. I did my nose. Dopo circa quasi, dai, 10 anni, quant'è che sto su YouTube? 8, 7, 8 anni che mi rompo su questa cosa, ho finalmente fatto la rinosettoplastica. E adesso mi immagino le persone che veramente non sapevano nulla dire what? Anche perché è stato un po' what? Anche su Instagram, perché un giorno ho fatto ciao, l'ho fatto! Perché non volevo dirvelo, cioè ve l'ho detto negli anni, però non volevo dirvelo proprio tipo prossima settimana lo faccio, domani lo faccio, perché già avevo molta ansia io, quindi non volevo insomma aumentare l'ansia rendendolo pubblico prima di farlo. Però dopo, ve l'ho detto, adesso non è ancora passato un mese dall'operazione, è stata un'operazione molto lunga e complessa, è stata sia estetica che funzionale. E ci sono tante cose che ho scoperto anche dopo, in realtà, che non mi aspettavo. Tipo, banalmente, io ancora non respiro bene e ci vorrà tanto prima che io tornerò a respirare. Cioè, io prima respiravo da una narice, quindi adesso dovrò tornare a respirare non solo da una, ma anche da due, quindi dovrò respirare ancora meglio di prima. Ma in questo momento respiro ancora peggio di prima. E io invece pensavo, vabbè, uno si opera poche settimane e, cioè, respira. No, no, cioè, no, non è così per la maggior parte dei casi almeno. Ho sentito anche altre persone che hanno detto: guarda, io ci ho messo 2 mesi, un'altra persona, guarda, io ci ho messo 3 mesi fino a che ho respirato veramente bene. È spesso tutto quanto attappato, tutto quanto gonfio internamente. Insomma, penso che già una differenza si possa vedere, soprattutto sul profilo. Poi, vabbè, ovviamente ci sono tantissime cose da raccontare, ma non lo voglio fare adesso perché, come vedete, ancora non, insomma, c'è questa parte della respirazione. Ho ancora i punti, spero non diano fastidio a troppe persone. È una di quelle cose che mi ha portata a fare un video, cioè tutti i video che state vedendo su YouTube li ho pre-registrati. I punti anche sono una di quelle cose che non volevo proprio tornare con i punti, ma devo dire che qui mi sono già caduti tutti quanti. Qua ne è rimasto uno e nella parte qui invece interna ce ne sono ancora un po'. Poi la pelle, com'è cambiata qui in questa zona? Vi devo dire i punti neri, che schifo, però non li posso spremere, cioè è tutta una zona comunque molto delicata e in più è ancora gonfio, sia internamente appunto, ma anche esternamente, soprattutto qua è più gonfio di qua e quindi tengo un po' questi cerottini per aiutare la situazione, ma anche per estetica, perché mi dà fastidio insomma vedere di qua più gonfio di qua, perché sembra storto quando c'è del gonfiore, c'è tanto da dire, veramente tanto, e so che le domande sono tantissime, ma non è questo il video dove ne parleremo e non sarà nemmeno questo il mese, perché voglio poi saper rispondere alle domande tipo Ele, quanto ci hai messo per respirare bene? Non te lo so dire, quindi è inutile che faccia un video ora, voglio farlo più avanti sicuramente perché so che aiuta tante persone, come ha aiutato me vederne tanti altri prima della scelta della mia operazione, quindi vi giuro che arriverà, però non adesso, ecco. Allora, oggi innanzitutto è proprio il giorno in cui sto registrando, è domenica 27 novembre. E come vedete la mia casa è ancora tutta in pieno stile autunnale, con 1000 candele tra l'altro di Heaven May. E voglio andare a prendere insieme a Nicola le decorazioni per Natale. Però intanto scendo perché mi sta aspettando, quindi continuo a dirvi quello che vi devo dire giù. C'è anche Buddy con noi, viene a scegliere le nuove cose per l'albero. Non è molto emozionato per il Natale, forse vuole stare davanti. Nicola vuole essere il protagonista di questo vlog. C'è una cosa: uno, abbiamo poco tempo. Due, per tantissimi anni, sapete, io sono una fissata del Natale. Per tantissimi anni abbiamo avuto un albero molto piccolo, cioè soprattutto io ogni anno me lo ricordavo più grande. Nel momento in cui lo tiriamo fuori, vedo quanto è piccolo. E non ci siamo mai, io non abbiamo insomma mai trovato un, come si chiamano? Vabbè, tipo una roba da mettere sotto l'albero che ci piacesse per la casa, per renderlo almeno un po' più alto. Quindi non so come, forse proprio così, in un atto, in un momento di generosità, di pietà per me, amante del Natale, che mi sono sempre accontentata di quest'albero piccolino, oggi ho detto a Nicola, ma se trovo un albero bello più grande che mi piace, lo posso prendere? Ho un sottocarino che ci piace, Ho un sottocarino, o direttamente un albero più grande, lo posso prendere, papà? E papà ha detto di sì. Non so come è successa questa cosa, perché no? No, ha detto sicuramente niente. sì, ha detto di sì e sicuramente Beh, ti ha gliel'ho chiesto detto anche qualcosa gli altri io? anni, gliel'ho chiesto sicuramente anche gli altri anni.
Comunque io sono sicura che una delle domande che mi faranno quando farò il video sul naso sarà: ma Nicola che cosa ne pensa del tuo nuovo naso? Come hai reagito? Ma devo dire... la verità. La verità è una cosa carina. Io lo so la verità. La verità non me la frega niente. Questa è la verità. Esatto. Perché, perché è vero. Anche se poi c'è da dire che inizialmente, cioè, lui è sempre stato abbastanza contrario, però poi vi racconterò un po'. No, tutto. Contrario sì, continua a essere contrario. Ma diciamo per l'operazione in sé, no? Pure la paura dell'operazione, lì, esatto. Cioè, il risultato non è mai no, esatto. Poi un'altra cosa strana è che non sapevo, perché avendo poi. Non so se sono tutti i punti o semplicemente perché ci vuole tempo per i tessuti per accettare questa novità. Ho molte espressioni ancora bloccate. Il che è molto strano perché sono molto espressiva, lo sapete nei miei video. Infatti compenso con gli occhi e le sopracciglia. Vabbè, quindi andiamo a prendere queste... Madonna, questo Terranova gigante, che bello! Andiamo a prendere queste nuove palle e probabilmente questo nuovo albero. Siamo finalmente nel reparto degli alberelli. Allora, lì dietro ce n'è uno abbastanza grande, Rini. Sì, in testa te lo do. Viene solo 600 euro. Che belle queste mongolfiere, grande idea. Quest'anno hanno fatto gli schiaccianoci, devo dire. L'anno scorso era il periodo, era il momento degli gnomi. Un sacco di gente ha fatto l'albero con tutti i gnomi. Questo potrebbe essere il nostro che abbiamo a casa? Sì. Potrebbe. Sapete Nicola cosa vorrebbe fare come albero questo? Che lo metti, lo accendi e è finita. Ah, ok, meno male. E non ci resta che scegliere il nostro alberello, amore. Che bello, sono felice, sono veramente un sacco felice che possiamo prenderlo nuovo, grande. Allora, la decisione è tosta, però siamo arrivati a una... a un trio alla fine. Un Mont Brand, che è questo qui che ci piace perché è molto fitto, o Marmolada, che è questo, anche questo è molto fitto solo che è molto grande, di larghezza 140 centimetri, oppure questo che 119 centimetri. Vedete la differenza tra i due? È comunque molto fitto ed è molto più alto di quello che avevamo a casa. Vediamo un po' Mont Brand come si vede. Mont Brand mi piace, anche questo è bello fitto ed è più un verde meno acceso, quindi si può fare un po' di tutti i colori che ci pare. Molto carina. E questa cos'è? Ah, la velina addirittura per imbrappare il regalo, carino. Nicola è molto fan delle buste già pronte invece di dover stare a... incartare il regalo con le carte regalo. Ci sono un sacco di buste già pronte, di carte regalo, di pacchetti, di fiocchetti. E mi piace un sacco questa cosa che qui siamo da Leroy Merlin, hanno anche no, ma, la no, velina. Non la prenderò più questa. Che viene troppo? 13 euro una busta, cioè. Certo, ma ti risparmia. C'è il budget stressante, cioè se n'è andato per la busta, ti regalo solo la busta. È vero. Amore, questa, 2,90 euro. Sacchetto natalizio. Questo? Sì. Quella perché era particolare con la velina pure. Ed era grande. Questa si può fa. Questa si può fa. Spoiler allora. Che belli sacconi giganti dove mettere i regali. Sono tantissime, tantissime decorazioni, tantissimi canetti. Questo è Nicola, sta laggiù con Vadi, stanno cercando delle pigne. Comunque queste sono le basi che vanno a cioè coprono le basi per l'albero, però non sono di quelle che gli danno altezza. Che sarebbero servite a noi. Tante palline bianche, si vede che tanti fanno anche l'albero bianco, bianco e rosso. Noi l'abbiamo fatto qualche anno. L'anno scorso abbiamo fatto bianco e argento, che stava molto bene con il nostro salone. Comunque mi piace tantissimo questa punta di verde. Ma che bella! È bellissima! Questo se avete un albero bianco, per esempio, spicca da morire. Adesso Nicola è andato a fare un giro da Cisalfa prima di tornare a casa e qua ci sono mille cani, ma mille, io lo dico sempre, soprattutto in inverno quando fa freddo, il posto migliore dove incontrare un sacco di cani è il centro commerciale. Andiamo su, su Buddy, su, dobbiamo andare su. Siamo andati anche da Maison del Mondo, le case del mondo, e l'eroe è proprio attaccato qui nel centro commerciale Sare. Adesso vado su a prendere boh, due tramezzini, una roba per pranzo veloce. È un centro commerciale piccolo questo, si chiama Salario Center, ha due piani ed è veramente piccolino, ma ci sta.
c'è anche un Euronix molto grande e un altro piano di Leroy. Scarpe e scarpe, VS e un po' di cibo. Non manca un supermercato secondo me, però è molto carino. E col fatto che è piccolino e diciamo un po' in mezzo alla tangenziale se siete di Roma, non è troppo pieno e siamo nella domenica del Black Friday, quindi comunque poteva essere molto più pieno e non lo è. Ora prendo la pappa. Quando non vedi papà da ben 4 minuti, è incredibile, è proprio lui! Senza busta ci salta! No, mi ha fatto perdere solo tempo, non manca di striscia, certo me ne sono andato, cioè quella c'ha figlia, marito e moglie che devono fare le cose, io manca una cosa che potevo chiedere, cioè. Bravo, si prego, vado a comprare un'altra parte. Bri ha detto che l'albero che abbiamo scelto le piace molto, che è pronta a distruggere tutto. Bri? Questa tacchina, quest'anno non abbiamo fatto ringraziamento, non abbiamo avuto tempo col nasino della mamma. L'anno prossimo facciamo il tacchino. Un momento merenda, Nicola ha già finito il suo tè? Io ancora no. Sono nel mio periodo delle tazze trasparenti, non so se ci hai fatto caso. Sono tipo sempre quelle che preferisco. E abbiamo preso questi qua. Allora, vi dico la verità, ho preso questi Nutella Biscuits che hanno tutti, cioè edizione Natale, perché hanno tutti i decori natalizi sopra, ma sono uguali ai Nutella Biscuits. Vedete che carino tipo l'omino di pan di zenzero. Non so quanti design ci sono. Tanti, tipo tutti questi. Li avevo presi per metterli nello swap di cioè con Deborah nel regalo, perché mettiamo di solito anche qualcosina da mangiare. Come l'ha visti Nicola a casa la fine, soprattutto nel nostro momento del tè, perché ormai ho convertito Nicola a un perfetto inglese. Infatti l'ho detto che nel 2023 finalmente andiamo a Londra, sicuramente. Nel 2023 abbiamo tantissime cose da fare. Il mio lord, devi venire con me. Niente, mi è appena venuta una cosa in mente, sai? Eravamo da Leroy Merlin stamattina. Secondo te abbiamo preso la tavoletta del mio bagno? No. Siamo grandi. Guarda, sopra di te c'è anche un faretto non funzionante. Un sacco di cose da sistemare in questa casa. Comunque, ovviamente, se vi serve un mio giudizio, visto che qualsiasi cosa faccio vedere di cibo, Ele com'è, Ele ti piace, Ele che dice buoni, cioè Nutella Biscuits sono buoni. Non da colazione per me, ma da merendina, perfezione. Mentre Nerino ripulisce il tavolino, qui ho messo le patate a bollire, perché voglio provare una ricetta di Instagram, TikTok, che ho visto da Deborah, anche se a lei non sono riuscite. E nei commenti ho visto che a tante persone non sono riuscite. Quindi è una gara. No, poverina, non con lei. In generale, in realtà, per capire se ci vengono. E il primo step è proprio far bollire le patate. Quindi adesso sono tante. Cioè, infatti ho detto a Nicola, se ti viene in mente anche un'altra ricetta con le patate, ne usiamo una parte per una ricetta e una parte per un'altra. Boh, magari le possiamo mischiare con la farina. Cosa viene fuori? Degli gnocchi? Se no, pure. Adesso andrebbero tagliuzzate, come ho fatto con questa qui. Nicola sta facendo spicchi un po' più grossi. Dura un sacco. E poi smesciate. Noi abbiamo lavato il sotto di una candela di Oven May perché ci sembra ideale. Credo anche nel video che abbiamo visto usavano una candela comunque. C'è da dire a nostra discolpa che il video Instagram è minuscolo. Oh, è venuta! Tieni laggiù e spingere su di te schiacciando. Vabbè, che la nostra non è completamente piatta, sai, effettivamente. Mi sa che sulle altre ci spruzzo già l'olio, così si stacca meglio. No, ma non va bene sto geggio, amore. Vero, perché le incastra. No, vado a fare. Cavolo, ci serve un nuovo piatto. Proviamo con un altro strumento. Si attacca comunque. Allora, alla fine queste sono state schiacciate a mano, come si può vedere. Beh, quel paese TikTok, Instagram, quello che è, meglio le mani perché si attaccava tutto. E ci sono avanzate 3 patate e una gatta. Vero Bri? Con le patate avanzate sto facendo un mix di uova parmigiano, un po' di farina, teglia imburrata, poi la metterò. Cazzo, ma sta bruciando. Prendi tutto a parlare. Guarda qua. Dai, secondo me è giusto, no? Belle croccantelle. Diciamo ecco, la cosa che abbiamo sbagliato noi è che sotto, prima di mettere poi le patate bollite, non avevamo messo olio. E quindi quando siamo andati a girare, sotto erano un pochino attaccatine. Quindi olio ovunque, perché se alla fine devono essere simili fritte.
fondamentalmente. Dai, non sembrano male. Lasciamole raffreddare un po' qua. Già nel piatto. Già nel piatto le lasci raffreddare. Procedi all'assaggio. Ecco, venuta a sentire com'è. Ho sentito il crunchy. Molto molto male. Dai, ci sono venute molto sottili, però ci sta. Sì. Contenta. Vediamo anche come viene l'altra cosa. Vai. Non il miglior look, però ecco la nostra tortina di patate. È molto calda. Questa fuori è... continuava a gonfiarsi prima, quindi non abbiamo dovuto toglierla. Beh, in realtà... Si deve forse raffreddare, no? Sì, un po'. Perché se no questa qua domani che si è raffreddata, no? Sarebbe stata meglio. Vabbè, però la assaggiamo comunque. Sì. Ciao ciao. Buongiorno. Non abbiamo paura, noi siamo forti, eh? Siamo bravi. Dai la zampa, amore. Zampa? Zampa. Grazie, sei bravissimo. È bravissimo il mio buddy. È forte, forte. È davvero forte. Buongiorno, faccio questo video di saluto del buongiorno prima di lasciare Buddy dal veterinario, perché dopo penso di non farcela, vero malato? Tutto a posto, però finché c'è lui mi faccio vedere forte. Oggi ho messo questa matita celeste per riprendere un po' il maglioncino. Il naso è un po' più gonfio di ieri, però la mattina è sempre anche così rispetto al pomeriggio barra sera. Buddy oggi si deve fare una piccola operazione. Niente a che vedere con quella che ha già fatto, perché Buddy ne ha già fatta una bella intensa, perché aveva la lussazione della rotola di terzo grado, quindi è stata rimessa in asse, e nella stessa operazione ha tolto i testicoli, uno dei due non era mai sceso, quindi era pericoloso, e ha tolto i quattro canini da latte che non erano mai caduti. È stata un'operazione grande, lui è stato bravissimo, si è ripreso, poi ha dovuto mettere il gesso e tutto quanto. Passato un mese, o due mesi scusate, dall'operazione, tutto è andato bene, ma la gamba è andata bene, l'operazione in sé, ma la continua ad alzare. Abbiamo fatto i raggi X, abbiamo visto che il chiodino gli dà fastidio. Sapete quando vengono fatte queste operazioni di ossa, eccetera? Anche gli umani vengono messi dei chiodi e poi ci vivono fondamentalmente. Lui invece è, diciamo, legamento magari molto delicato, molto piccolo, e quando cammina gli darà probabilmente molto fastidio. Quindi quello che farò oggi è, me lo ripeto anche io perché è una cosa che mi ha detto è piccola, cioè me l'avrebbe fatta quando l'ho portato alla visita la volta scorsa se fosse stato a digiuno, se non avesse mangiato, ma ovviamente aveva mangiato. Farà un'incisione piccola di 2-3 mm, toglie il chiodo e richiude con due punti, non deve mettere gesso, non deve mettere niente, deve solo fare poi attenzione per un po', tipo una settimana, perché poi ovviamente dove toglie quel chiodino piccolino c'è il foro nell'osso e si deve ricreare il tessuto, ma... è una cosa piccola, però comunque è comunque un'altra piccola operazione a questa piccola creatura di un anno e mezzo. Adesso niente pianti, di essere forti. Andiamo Buddy, andiamo. Sì. Anzi, che sono venuta al supermercato per rilassarmi, perché girare tra i banchi mi rilassa. Non so se è una cosa tipo mia o se è una cosa comune. Siccome oggi pomeriggio, proprio essendo positiva, che ovviamente va tutto bene, ho anche invitato delle amiche per fare una merenda a casa, magari trovo qualcosa di carino, dei biscottini, non lo so. Devo provare un po' di merendine da discount, diciamo. Tante volte non hanno niente da invidiare alle altre. Questi sono per me magia, una delle mie ossessioni buonissime. Ecco il piccolo Buddy con nonno che gli fa le carezzine, che si rilassa, che fa una ninna, fa le ninne. Ma non ci va a fare ninne. Se parla di un altro qua così mi addormento pure io. Sì, se tu parti a letto si addormenta con te nel letto pure lui. Ah, che belle coccole. Ancora un pochetto, sì. Un po' del cappuccino. Allora, il piccolo Buddy che si confonde con la sua borsetta. Ha fatto l'operazione, è andata tutto bene, è durata pochissimo, 45 minuti veramente. È stato bravo, adesso è un po' rimbambito, ovviamente stanco dall'anestesia. Come
ti permetti, mamma, rimbambita ci sarei tu. No, era per dire che sei tutta stanchina dell'anestesia, no? Però mamma le ha fatto una sorpresa, siamo andate a trovare il nonno e la zia Romina, ovvero mia sorella e mio papà, che erano a casa. Adesso andiamo a casa nostra dalla sorellina che ci aspetta. Adesso deve aspettare perché può bere solo da metà pomeriggio e mangiare da stasera. Sembra un po' arrabbiato con la mamma, ma in realtà no, è tranquillissimo, è stato bravo, Buddy, ha finito. Vero amore? Adesso andiamo a casa che viene zia Deborah e viene anche un'altra amica di mamma. Doveva venirne una quarta, ma poverina ha un po' di influenza. Io avevo chiesto a queste mie amiche proprio di venire a casa mia oggi, perché sapevo che Buddy avrebbe avuto questo piccolo intervento. Non mi andava poi di uscire dopo, ma volevo stare con lui, guardarlo. Sicuramente poi si metterà semplicemente a dormire a cuccia, però insomma non è che volevo uscire di casa e lasciarlo lì, né uscire di casa con lui. Voglio proprio andare a casa a stare tranquilli. Non sono mai facili queste cose, soprattutto appunto perché lui da poco comunque ne ha fatta una importante. Speriamo sia finito tutto e che adesso si riprenda poi piano piano al meglio, che ritorni e cominci a camminare bene. E niente, io devo ritornare a respirare meglio di prima, lui a camminare meglio di prima. Speriamo che insomma vada bene a tutti e due. Quest'anno, questo periodo è un po' così. Infatti pure mia sorella mi chiedeva: ma non hai fatto il ringraziamento? L'anno scorso abbiamo festeggiato il ringraziamento con la cena, no? Un po' stile americano, è stato molto bello. Quest'anno non siamo riusciti con i tempi, con questi interventi di mezzo. Però l'anno prossimo vorrei assolutamente, cioè proprio voglio assolutamente rifarlo. Stiamo però già programmando e progettando la Christmas cena. E stavamo parlando un po' di... cioè ci stiamo organizzando, ci siamo già divisi il cibo. Io farò una parte degli antipasti ad esempio. Abbiamo deciso la location, stiamo aspettando la conferma di una persona, forse c'è rimasta che deve confermare, perché erano due ma una ha confermato stamattina, per organizzare poi il Secret Santa, lo scambio di regali. Quindi ovviamente come ogni anno poi farò il vlog e ve lo pubblicherò. Sarà penso uno degli ultimi vlogmas prima di Natale che uscirà. Vado. Ok, siamo a casa, mi lavo finalmente le mani. Ah, che giornatina. Buddy adesso si è messo subito a cuccia. Devo fare attenzione al fatto che non beve, ma penso banalmente chiuderò la cucina, tanto se Bri vuole mangiare o bere, cioè mangiare no, se vuole bere me lo chiede. Io intanto oleosa ma più non posso. Debs mi ha detto che sta per partire. Valeria, che è l'altra ragazza che viene, mi ha detto che arriva con un pochino di ritardo in più, ma questo tempo mi servirà per... Allora, il bagno è tutto pulito, è stato pulito ieri, però anche sistemare un po' di cose, magari rifare il letto, visto che cioè sembra letteralmente che qualcuno ci abbia appena dormito. Non l'ho proprio rifatto stamattina. Anche la mia skincare è cambiata tanto, eh. Adesso non posso usare, soprattutto in questa zona, comunque acidi, esfolianti. Poi ovviamente io vedo veramente post-operatori diversissimi tra loro. A me è stato detto di evitare per il momento. Una di quelle cose invece fondamentali, ma proprio dal giorno zero, e poi vi racconterò, burro cacao. Ma proprio maschera labbra e scrub labbra. Mamma mia, fondamentali veramente. Ok, dai, già il bagno ha un altro aspetto, ci ho messo 2 secondi a sistemare. Sistemo la spesa, ho preso veramente 2 cavolate. Devo anche bere, che non ho bevuto niente. Mini burger mi ispiravano, non so se li utilizzeremo io e Nicola qui per casa o eventualmente per la Christmas cena, tanto hanno una scadenza lunga. Stessa cosa, pane American sandwich, che mi ricordava molto il pane morato, non so se sarà così buono, questo è il buon pane. American sandwich, quindi è tipo il pan bauletto gigante, non so se ci faremo sempre delle ricettine per la Christmas cena o sarà il pane per casa. Ovviamente sono andata in fissa con i tramezzini. Poi, questi che scadono esattamente il giorno del mio compleanno, il 28 dicembre, mi ispiravano, perché io non ho la macchina per fare i waffle, ma in generale in questa cucina non ho grandissimi piani per fare delle cose, perché questo piano qui sì, lo usiamo per fare delle cose, ma deve rimanere sempre libero perché
anche diciamo la penisola dove mangiamo. Qua c'è il microonde che è gigante, di là c'è la macchinetta del caffè, è finito, non ci sono ripiani dove possiamo sempre... Mi è finito, questo nella... vabbè. Dove possiamo tenere sempre, che ne so, neanche il tostapane. Stanno tutte queste cose in un cassetto, addirittura la friggitrice d'aria sta tipo in alto. Non è comodo se tu l'elettrodomestico lo devi sempre prendere, è meglio averlo lì. Però vabbè. E quindi mi ispiravano questi waffle. Se li va le ragazze ce li possiamo anche mangiare per merenda, perché ho anche lo sciroppo d'acero. Altrimenti, perché non so se portano tipo pasticcini, queste cose, me li proverò per colazione o altre merende. Beh, latte, ketchup, che erano cose finite, e anche lievito. Non è proprio lievito, è una... però vabbè, polvere lievitante con vanillina. Patata. Quindi sarà comunque lievito. Bicchierini, dicevo, da caffè, biodegradabili, compostabili. Più che altro per l'ufficio, le volevo portare lì se ci va un caffè nel mentre stiamo montando ancora i mobili e tutto. E basta, tutto ciò, 9,43 euro. Era l'MD, effettivamente non ho un discount vicinissimo a casa dove sono, invece lì vicino dove ho operato Buddy c'era, ne ho approfittato. Devo dire, è conveniente. Tu quanto pesi, signora? Oggi c'erano tanti gattini del veterinario. Ciao. È tempo. Orrendo, penso pioverà. Ecco perché Nicola oggi non è uscito con la moto, ma ha preso la macchina. Infatti quando sono uscita con Buddy c'era tutto solo, ho detto strano che la moto non l'abbia presa Nicola. Ma vedendo il cielo di adesso capisco perché. Alla fine tra innevato e classico abbiamo scelto di prendere un albero classico, ma molto bello. Lo monteremo in un altro vlog prossimo weekend, immagino. Ho messo di là già anche tutti quanti i calendari dell'avvento. Adesso li contiamo perché non so quanti sono. Che aprirò a dicembre. Tra, boh, penso di video TikTok e video vlogmas, e sono indecisa se il calendario di Amabile aprirlo tutto quanto in un vlogmas, quindi tipo dedicato, oppure piano piano a dicembre. Sono indecisa. Vi spoilero che ho aperto la prima casella per controllare che fosse argento, perché comunque insomma se ci fosse stato qualche problema avrei voluto dirlo subito al sito, non aspettare 10 giorni, che poi insomma aprivo la prima casella. L'ho aperta subito per controllare che fosse argento e ho detto ok, perché ho deciso di prenderlo argento. E sono degli orecchini e ho notato subito che non sono perfetti, cioè tipo uno è dritto e l'altro è leggermente storto. E io non ho mai comprato e mai ricevuto nulla da Amabile, quindi questo è il primo, sarà la mia prima esperienza con il brand. Diciamo che questa prima casella mi ha lasciato un po'... vedremo, sono curiosa. Non so appunto se aprirla giorno per giorno o tutte insieme, magari mi potete aiutare anche voi dicendomi cosa preferireste. Per quanto riguarda la situazione candele, sicuramente devo dare una sistemata perché sono troppe. Penso che manderò in... no, in pensione, in ferie Norvegia, che sta benissimo con il mio salone perché è molto molto grigio, vedete là di solito anche vicino alla TV sta bene, però la ritirerò fuori da gennaio, anche perché comunque è stata usata tantissimo. Questa qui invece è nuova, è Salted Caramel Cheesecake, credo ci sia ancora. È un'edizione speciale ed è un'edizione limitata delle Foodie, queste grandi. Queste invece sono nuove, anche loro, speciali per questo periodo, vedete, un po' festivo, un po' invernale. Sono dell'edizione Lapland, quindi della Lapponia. Questa si chiama Wooden Cabin e questa si chiama Winterland. Questo, vedete, riproduce proprio in maniera stilizzata l'aurora boreale con tutti questi paesaggi innevati. E questa qui invece è proprio calda, sa di falò sotto le stelle, con la cioccolata qui calda, e qui ci sono anche, vedete, le renne, molto natalizia. Vi faccio vedere anche l'interno, molto bello anche il pack di queste qui, molto belle entrambe, eleganti. Io adesso accenderei questa, secondo me che sta bene assieme a queste che ho acceso più dolci. Qui c'è il codice Lady Up, che è valido fino al 31 dicembre, quindi potete utilizzarlo da adesso fino alla fine dell'anno per fare qualsiasi tipo di regalo. Vi dà il 50% e se poi fate un carrello di 99 euro da scontare, quindi appunto poi vi diventa di 50, avete due candele standard, quindi di questa grandezza, completamente in regalo. Devo dire che sono fortunata con le promo di Avenue, soprattutto di fine anno, sono sempre abbastanza alte. Vi parlo prima di questa qui, che si sente tantissimo anche, ha incenso, cedro e pepe nero, e sento tantissimo il pepe nero anche.
È particolare perché l'insieme di tutte queste cose vi dà proprio un odore di foresta. Non sapete quelle che stanno tipo più di pino, ma cioè proprio più una foresta innevata. Questo qui invece ha pino, cedro e limone ed è un po' più classico, da foresta classico, quello che uno si può aspettare perché comunque c'è il pino, quindi ricorda quell'odore lì. Ma poi ha tutta la parte del cedro e del limone, quindi è agrumato, un po' dolce. Devo ricomprare un accendino decente, più carino. Comunque adesso io volevo mettere delle tovagliette carine, perché mangeremo, cioè penso faremo proprio qua la merendina, e mettere da Google Home le canzoni di Natale, quindi la playlist, la Christmas cena. Anche quella ve la linko qui sotto, perché so che vi è utile tantissimo in questi periodi di festa. La mettete e va tutta la serata, vi lascio la musichetta di sottofondo. Allora, oggi siamo con Vale, Debs, Ali. Qui virtualmente c'è Valentina. Mettiamo una foto. Mettiamo una foto. Volevo fare colazione. Sì, colazione, merenda con noi, gli tagliamo, sì, il sembra colazione perché sembra che tipo è appena iniziata, sì, la giornata. Anzi, ancora deve uscire il sole. Invece, boh, sono le 4 adesso. Oh, assurdo. Ecco. Che ride. Vale pensava che andassimo a ballare con questo trucco. Vale ha portato i pangoccioli interessanti, tipo porchi, se anche vogliamo dire. E per la prima volta Vale e Debs hanno deciso di provare il tè con il latte. Ti sei buttato anche tu con il latte? Sì, l'ho messo, me ne pentirò forse amaramente, però allora, sicuramente il latte più buono da mettere è quello intero, però non è lo Zimil senza lattosio, senza grassi. Sì, però io con il latte intero forse mi ritrovavi, non lo so, dove, all'ospedale. Sì, sì, sì. Beh, ragazzi, buon appetito e buona merenda. Ma vi pare normale che Vale ci porta il Monopoli di Animal Crossing, io tutta fomentata che ce l'ho? Cioè, non ha attaccato gli adesivi sul dado. Ti voleva far vivere l'experience al completo. Di nuovo. Quale pupazzetto vi piace? Non lo so. Io prenderò questo con i capelli verdi. Oh, io prenderò il tempo delle mele. Lo sapevo che avessi voluta. Ah, questa sì. Palino l'ho presa solo perché ovviamente era di Deborah. Io ero, sì, la signora delle mele. Un po' così. Io vado a pesca. Un po' Biancaneve. Cute. Un po' One Piece. E quindi stiamo laggiù, al via? Sì. Effettivamente, cioè, c'è scritto Monopoli, però non ho capito, no, completamente allora, diverso. È completamente, un po' Super Mario. Allora, ragazze, però c'è un problema, perché qua la preparazione è lunga. Quindi mi dovete aiutare pure voi. Non ho ben capito perché Deborah ride. Ma lei è andata al bagno, no? E io ovviamente ho detto... Dammi un sacchetto. Che sarebbero i soldi di Animal Crossing. Ma quanti soldi c'ha questo su Animal Crossing? E lei si è messa a ridere. Però allora, io sono seria. Cioè, palese, una persona si alza. Sì, dammi i soldi dalla banca. Comunque, ma secondo... Ma perché? Però secondo me ti dovresti comprare Animal Crossing, vero? Ma avevo quello dell'iPad e non ci ho mai giocato. Ma quello dell'iPad, perdonami, ma chi l'ha però, fatto? Però, allora, avevo anche quello del Nintendo quando avevo il Nintendo, che era più piccolo, ci giocavo. E non mi ha mai presa. Mai. The one and only Pokémon per me. Quindi. Farci bei villaggi. No, guarda, io preferisco comprarmi casa vera. Anche vabbè, su The Sims non sono durata molto. Qua vabbè. Comunque è il Monopoli di Animal Crossing. È carino, soltanto che tipo la partita è un po' divisa in due. La prima parte... Wow. Io ho chiesto palese un sacchetto e la banca me l'ha rifiutato. La banca ha detto no. La banca, cioè, la banca non sa giocare a Monopoli. Deborah, se vai al bagno, sappi che io e Valeria che prendiamo. Se non c'è infatti col cavolo che vado al bagno col che catetere, lei gioca a Monopoli. Allora, Vale e Debs sono appena andate via. Alla fine sembrava durasse poco il gioco, stava per insomma durare troppo e se l'ha fatta una certa, quindi dovevano andare, anche perché Nicola sta arrivando qua, l'amica reclama il suo cibo e quindi abbiamo chiuso il gioco così alla fine. Però è carino e quindi ci giocheremo in futuro. Poi è carino fare queste merendine, giochi di società, tè, chiacchiere, poi appunto dolcini che aveva portato Valeria, erano buonissimi quei pangoccioli, le ho detto che l'ha presi in un posto che si chiama, te la do io, la brioche, ci stavano assai. Adesso devo, per cena, per fortuna non devo fare nulla perché c'è quella sorta di torta di patate, gâteau,
che ho preparato ieri in padella e del quale abbiamo mangiato veramente quel pezzettino che avete visto ieri, perché avevamo già mangiato quelle patate crispy, e quindi lo riscaldiamo banalmente al microonde e mangiamo quello a cena ed è fatta, meno male. Devo mettermi al computer a fare un po' di cosine e tra l'altro anche a iniziare a montare questo video qui. È strano per me, so che voi mi avete sempre vista perché ho pre-registrato i video e i contenuti, quindi non sono mai sparita, anzi uscirà anche venerdì il calendario dell'avvento di Revolution, perché sapendo appunto della mia operazione, giustamente, mi ero preparata dei video e quindi non mi avete vista mai sparire, però per me, pensate che da ottobre che non giro un video, mi fa un po' strano tornare finalmente con un video, tra l'altro tornare con un vlog che comunque sono tra i miei video preferiti, perché sono proprio me stessa al 100%, super scialli e diretti, no? Devo dire che comunque quando ho detto questa cosa su Instagram, quindi sui social in generale, scusate, c'è un'amica veramente qua che impazzisce che insomma dovrebbe mangiare tra mezz'ora, ma lei ovviamente già comincia a reclamare. Ho ricevuto tantissimi messaggi, ma veramente tanti, pubblici, non lo so, il quadruplo, forse non lo so quanto di più, anche privatamente. Un affetto incredibile, quindi vi ringrazio tantissimo. Poi parleremo ovviamente di veramente di tutto, domande, dubbi, pro, contro, eccetera. Però mi ha fatto, cioè a tutte le persone che mi hanno scritto, e se mi hai scritto sappi che per me ha significato tantissimo e ti ringrazio tanto. Soprattutto i primi giorni non è stato per niente facile, grazie. E ho sentito un affetto incredibile, un po' della serie anche la reazione un po' di Nicola, no? Che sembra strana, il non me ne frega niente, ma è oltre, va oltre in realtà, perché appunto tantissime persone mi hanno scritto: non ci interessa se fai video con il cerotto, l'importante è che non smetti di farli perché mi fai compagnia, mi fa bene vedere i tuoi video, mi intrattiene, mi rilassano alcune persone. Quindi è come sapere che una mia amica c'è, quindi appunto andare anche semplicemente oltre della serie, ok, poi ne parliamo, ma non sparire, perché l'importante sei tu, non il tuo naso. È stato un messaggio che mi è arrivato forte e chiaro, e quindi ci tenevo a ringraziarvi. Mi dispiace perché volevo farvi vedere anche in questo vlog dei pacchi che ho ricevuto, però la giornata era buia, cioè non si sarebbe visto granché, volevo anche appunto far vedere degli swatches, qualcosa, quindi ce lo teniamo per il prossimo vlogmas, tanto da qui alla fine del, insomma da qui a Natale vloggerò sempre, e martedì e venerdì usciranno i video, ci saranno appunto alcuni, magari saranno dei calendari, ho anche un video assaggi che ho girato, però altri saranno vlogmas, quindi ci vediamo nel prossimo video. Vi aspetto su Instagram e TikTok, dove nel frattempo pubblicherò altri contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon.